Suo padre mi ha raccomandato di non farlo bere. Ma io non posso mica mettermi a correre gli appresso perché non faccia delle sciocchezze. Vedo io pieno di calli come sei. Ecco, sì, appunto, i miei calli, eh? Le tue spiritosaggini, le nostre conserve di pomodoro, il signor Cosè innamorato. Che bel viaggio di riposo. Cosè! Vi chiamano, signor. A me? Tante grazie. Preparamene un altro. Ai, oh, fate attenzione, per Pacco. E dove avete la testa? Lo sapete. Lo sanno tutti, anche i macchinisti, anche i cuochi. Ma io ho delle responsabilità, capite? Voi siete stato affidato a me, ma io devo aver calma per occuparmi dei miei affari, che sono poi anche quelli di vostro padre. Vi avverto che la vostra passione comincia a essere irragionevole, giovanotto. Sarei molto curioso di sapere com'è fatta una passione ragionevole. La mia, per esempio, per mia moglie. Sta zitto, Bubi. Solo Cosè può parlare di passione. Le sue vene bruciano, mentre nelle tue scorre fieno, sugo di pomodoro. Non mi hai mai offesa, mai maltrattata, mai insultata. Mentre Cosè deve essere un tipo che... Tu lo giustifichi. No, lo ammiro. Grazie. Alla salute della signora Milton. Grazie. Secondo te io dovrei imitarlo, far pazzie d'amore, scendere nell'arena e uccidere tori inferociti. Avanti! Venite, venite, accomodatevi. Prendete qualcosa? Prego, prego. Grazie, signora. Mille scuse. Vorrei che mi togliste da come dire, da un imbarazzo, un dubbio. Dite pure, signora. Cos'è? Meno male, avete già capito. Cos'è? Fa dei discorsi così strani che... Oh, quello è un vero pazzo da manicomio. Per le donne sarebbe capace di qualunque bestialità. È più pericoloso della dinamite. Un flagello di Dio. Non esagerare, Bubi. E non ho detto che la metà di quello che penso. Mi ha un po' preoccupata. Non perché manchi di logica, ma perché la sua logica, mi pare, potrebbe diventare pericolosa. Eh? Oh, non per me, si capisce, ma per lui. Parla di morte. Tutto pronto? Sì, signor Milton. E cos'è? Il signorino ha lasciato questa lettera. Una lettera? Che succede? I soliti colpi di testa. È partito solo per seguire quella ragazza. Tutto qui? Cosa credevi? Una lettera da Dio perché si era buttato in mare? Se fosse mio figlio... Già te lo dicevo io che non volevo portarmelo appresso. Sì, se fosse tuo figlio viaggerebbe solo per affari. Alle ragazze farebbe un telegramma con risposta pagata. Volete sposarmi? Punto. Saluti. Andiamo, vai. Tanto li troveremo lassù. Quei due angioletti, lui e lei. Eccomi. Sono felice. E io no. Ho una grande notizia. Una fortuna inaspettata. Mi batto in duello con il marito di Mara. Eh? Quando sarà vedova non ci saranno più ostacoli. Mi occorrono i padrini. Un duello, avete detto? Ma è impazzito. Un'occasione simile non mi capiterà mai più. Cos'è? Io tremo per voi, ma vi ammiro. Ma che? Vi impedirò io di farvi ammazzare come un idiota. Sì, perché sia convinto che ve lo meritereste. Ma per fortuna sono qua io. E accomoderò tutto. Bubi? Oh, è mia moglie. E il signor Melvin? Mia moglie. Molto lieta. Si è convinta? Guarda, guarda, Bubi, se non è tutto il ritratto del marito di nostra nipote Armanda. Gli stessi occhi. Lasciaci, cara. Vi stavo spiegando che anche la pelle del pomodoro viene utilizzata per l'estrazione del tannino. Del resto cos'è? Un bravo ragazzo, sapete, un po' impetuoso, ma... Va bene, ma scusate, signori, io non riesco ancora a capire che cosa vogliate da me. Come non gli hai ancora spiegato? Non me ne ha lasciato il tempo. Allora, con permesso, io salgo un momento da vostra moglie a farle vedere il mio nuovo acquisto. Volete annunziarmi alla signora Mertin? Sì, signora. Simpatico ragazzo. Simpaticone? Siete la mamma? No, la nonna.
Eravamo rimasti al tannino. Ah, già, infatti. Il pomodoro pelato subisce parecchie trasformazioni. L'ultima delle quali, scusate, ha qualche rapporto con Cosè? Un momento, signora. Se Cosè ha fatto un po' di corti alla signora Melvin, e se è anche stato insistente, potrebbe essere facilmente scusabile. Fermenti. Fermenti di gioventù. Da uomo d'affari, io voglio permettermi di prospettarvi una situazione meno complicata di quella che vi preparate ad affrontare. Io mi impegnerei, se fra noi due si divenisse ad un accordo, di partire immediatamente per Parigi insieme con Cosè. Scandalo non c'è stato. Voi certo avete avuto un danno, un fastidio, insomma, un risentimento, un'ira. Bene, benissimo. No, è giusto tenerne conto. Ma se il duello avvenisse, o peggio, Dio non voglia, Cosè rimanesse ferito, pensate a Don Pedro, mio consorcio. Che dolore, che orgasmo. Perderebbe certo la padronanza dei suoi nervi. E senza aggiungere che quest'anno il raccolto è stato abbondante, il lavoro enorme. Concludete, signor Melvin, quanto danno si riverserebbe anche su di me. Ma per fortuna siamo ancora in tempo, eh? Io vi offro il risarcimento purché la faccenda sia conclusa subito. $3,000. $3,000. Pochissimo, una vera occasione. Antico. Si vede. Ma cosa staranno facendo quei due laggiù? Li ho lasciati che parlavano d'affari. Ah, com'è simpatico vostro marito. È di quei tipi che conquistano subito. Credete? Oh, mi vengono i brividi a pensare, Dio mio, che un tipo così interessante possa essere sfregiato da una sciabolata o da un colpo di pistola. Non offendetevi, signore, sono un uomo d'affari. Insomma, è come se dovessi pagare un premio di assicurazione. Dimenticando però che io sono un gentiluomo. Ah, lo so, signore. Altrimenti vi avrei offerto la metà. Oh, un prezzo per l'onore offeso. Oh, un prezzo adeguato. No, signor Milton. Riflettete, signore, vi prego. Io voglio tentare tutto quello che è nelle mie possibilità. Non mi interessa. 4,000, va bene? Anche il cambio attuale vi è favorevole. È un affare, credete a me. Fatto? No, signore. Ma gli hai detto che Cosè partirebbe subito per sempre? Ora glielo dico io, Cosè. Prego, signore. È inaudito. Esattamente. Ma concentratevi un po' con i vostri pomodori e vedrete che è meno inaudito di quanto sembra. Come vi ammiro, signore. Gli uomini devono essere così, obbedire al proprio cuore. Solo gli uomini come voi hanno veramente un fascino. Grazie. Ma quando si è avidi, che orrore. Peccato con una giornata così bella che la signora non sia potuta venire. È meglio che resti a letto a sudare. Sta proprio male, credetemi. Guiderò io? Ma come, se vi sentite male, se avete la febbre. No. Io male? Prego. Io la febbre? Ma se non sono mai stata così bene come oggi. Queste medicine fanno miracoli. Oh, ben arrivati, signori. I signori hanno fatto buon viaggio. Oh, facciamo preparare una bella colazione calda, eh? E se i signori non sono stanchi, attendendo la colazione, potrebbero salire sul belvedere. Ah, dal belvedere si può udire l'eco, la grande attrattiva dell'albergo. Bene. Vieni, cara. No, non ci vengo, mi fa male una gamba. Andateci pure voi. Allora. Ci vado io. L'anno scorso sono venuti anche quelli dalla radio, col microfono. Oggi vostra moglie ha un po' i nervi. Passeranno. Però si vede che mi ama molto. Come lo sapete? Bastava vederla il giorno del duello. Ah, sì, è molto facile alle emozioni. E quando le dissi che mio marito vi aveva offerto del denaro per evitare... Glielo avete detto? Certo, ma male, certe cose non si raccontano. E lei? Lampeggiava di gioia. Orgoglio. Amore. Venite a vedere. Un paesaggio sublime. Un caffè latte. Ah, che bellezza, che aria, che paesaggio. Guardate, la mia conserva di pomodoro arriva fino quassù. Che pomodoro. Che aria. Vi ringrazio, mia cara, avete avuto un pensiero gentile
E quando partirete? Domani sera, signore. Fate bene a salutarlo prima di partire. In fondo, non dovete serbargli rancore. Cosè ha sofferto molto per voi. Molto. Oh. E qua. Sono un po' emozionata. Anch'io. Chissà quanto deve soffrire. È così, Gisella. Uno scopo bisogna pur darlo alla vita. Denari. Ne ho. Gloria. Me ne infischio. Il mio scopo sei tu. State calmo, signore. E prendete il bromuro. Il dottore ha detto che non dovete agitare. Che ti importa dal momento che t'amo? Signore. Domani uscirò. Ascolta, a mezzanotte. Credo sia meglio rimandare la nostra visita a un'altra volta. Signorina, conoscete l'infermiera del numero 5? Gisella? Sì. Sapete se è sposata? Sì, ha marito e due bambini. Grazie. Non saranno le tue parole a fermarmi, Gisella. Io ti amo. Ma signore! Io ti amo. Signore! Io ti amo, ti amo.